Pulisco le zucchine tagliando le due estremità con un coltello e con un pelo patate ritaglio delle fettine. La prima fetta la tolgo e continuo così. Le fette sono molto fini e sottili, ma voglio provare con una mandolina per avere uno spessore leggermente maggiore e le preferisco. E continuo così per le due zucchine. In un foglio di carta da forno verso l'olio d'oliva, con l'aiuto di un pennello lo distribuisco bene su tutto il foglio di carta e inizio a fare il primo strato di zucchine, sovrapponendo una striscia all'altra, così fino alla fine. Versiamo un po' di olio d'oliva che spando bene. Un pizzico di sale e inizio a farcirlo con il prosciutto cotto. La scamorza. Inizio il secondo strato di zucchine. Notate che il bordo delle zucchine c'è 1 cm abbondante senza niente, senza ripieno, in modo che non fuoriesce dopo quanto è cotto. Un altro po' di olio con la relativa spennellata. Altro prosciutto cotto, un po' di meno, ed è formaggio Emmental. Dopo degli aghetti di rosmarino fresco che gli donerà una personalità speciale a questo piatto semplice. La inizio arrotolando facendo sempre un po' di pressione per compattare il rotolo. Siccome ho delle fette di zucchine ribelli, perché le ho fatte più spesse, le fermo con degli stecchini. Mettiamo un filo d'olio, un rametto di rosmarino, cottura in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 35 minuti. Ok, si trasferisce in un piatto di portata. Ovviamente tolgo gli stecchini. Lo accompagno con una guarnizione di insalata e pomodorini. Lo lascio raffreddare un po' prima di tagliarlo per far sì che non si dissipi. Si presenta in questo modo. L'interno, ecco come si presenta. Sono soddisfatto. Ma adesso è il momento dell'assaggio. Semplice, fresco e buonissimo. Saluto a tutti.